Ciao a tutti gli amici di Accesso Riservato, io sono Francesco Bommartini e oggi ho il piacere di avere con me Giacomo Guerri. Ciao Giacomo. Ciao, ciao Francesco, ciao ragazzi, ciao a tutti. È un piacere averti qua, dunque dovete sapere che Giacomo è un tour manager da un paio d'anni più o meno, ma è anche un promoter e ha collaborazioni varie di cui parleremo più avanti nell'intervista. Allora, Giacomo, il motivo per cui ti ho invitato oggi a prendere parte ad Accesso Riservato è perché vorrei spiegare, o meglio, vorrei che tu spiegassi al pubblico cos'è esattamente un tour manager e come si svolge, diciamo, la tua quotidianità nella normalità, quindi non in questo periodo che ovviamente è un po' una parentesi, di merda, fra altre due parentesi di merda, scusate il francese. Perché veramente è un periodo più unico che raro e speriamo che passi presto. Quindi, cos'è un tour manager e come lavori tu come tour manager? Cosa fai? Allora, la domanda è interessante perché è vasta, nel senso che varia da tour a tour, da artista a artista. Quali sono le varie esigenze che ogni musicista, ogni touring crew può avere? Chiaramente varia da tour a tour, e questo il tour manager deve saperlo capire e adattare il proprio modo di lavorare a questo. Diciamo che a livello generale quello che il tour manager fa è appunto molto banalmente, tra virgolette, gestire appunto l'andamento di un tour, soprattutto per quanto riguarda la parte logistica, la parte molto spesso anche economica e tutto quello che riguarda appunto il benessere della crew, che va dagli artisti, che chiaramente sono quelli che ai quali tutti pensiamo quando pensiamo a un tour, al benessere di un tour, ma anche a tutto quello che è il regolare svolgimento delle attività di tutta la crew, di tutti i ragazzi che girano in tour con noi e dei quali sono in un certo senso responsabile, diciamo. Certo, quindi fondamentalmente diciamo che tu viaggi con la band proprio. E tendenzialmente con i tecnici, diciamo che mi è sempre piaciuto vedere la mia professione come quella di un tecnico, anche se siamo un po', diciamo, a metà tra i due mondi, perché siamo quelli che chiaramente si interfacciano con la band. Dico, siamo noi come tour manager, come categoria, ci interfacciamo principalmente con la band, questo è chiaro, però quello con le persone con le quali lavoriamo più spesso sono ovviamente i tecnici, ne conosciamo le esigenze. Quando dico tecnici va dal fonico, al luciaio, al backliner, al datore luci e tutto quello che ci intercorre nel mezzo, persino il merchandiser, quando le due figure sono spaccate. Molto spesso capita che il tour manager, specie nei tour piccoli nei quali i budget non sono straordinariamente elevati su ogni singola data, vesta un po' entrambi i cappelli, sia quello del tour manager magari che del merchandiser piuttosto che del backliner o ecc. Certo, Però chiaro. sì, tendenzialmente io viaggio con i tecnici. Prima in venue ho la possibilità di controllare che tutto sia come deve, come da accordi intercorsi con il promoter. E mi piace di più, mi permette di lavorare con maggiore tranquillità e di essere sempre, diciamo, in controllo della situazione. Ok. Allora, passiamo, diciamo, all'aspetto proprio pratico, quindi portiamo nella quotidianità, diciamo, quello che hai detto. Tu ormai dal 2019 lavori con i Modena City Ramblers, che sono sicuramente Esattamente. una band italiana comunque di un certo livello, soprattutto diciamo nel sottogenere, chiamiamolo nel folk di un certo tipo che loro cui si dedicano, insomma, tra l'altro li ho visti anche dal vivo varie volte e ho intervistato Francesco Monetti, il Sì, il violinista, nostro giusto? violinista, certo. Ok. E com'è cominciata intanto quella collaborazione? Cioè, proprio come pratico? E che cosa significa una data tipo appunto con i Modena City Ramblers per te, prima, durante e dopo il concerto? Ok. Allora, per quanto riguarda l'inizio della collaborazione, cercherò di essere molto stringato perché è un overture in realtà abbastanza lungo, nel senso che Immagino. tramite conoscenze in comune che ho avuto l'occasione di approfondire durante un corso di formazione, in realtà una cosa abbastanza tecnica, tutto sommato, che si è tenuto a Reggio Emilia, ho avuto la fortuna di conoscere, vabbè, una marea di docenti, tra i quali Roberto Castagnetti, Robbo, che tu immagino conoscerai bene, ricordo che ben Assolutamente, conosci, sì. è un L'ho po' intervistato per Fuori dalla riserva con di la Firenze, riserva. sì, Sì, confermo. assolutamente. È un po' il mio mito, voglio dire, per chi fa il mio lavoro. Lui poi è anche un direttore di produzione che
un qualcosa di superiore al tour manager è un mito totale, insomma, un grande professionista. Ad ogni modo, ho cominciato con questo corso e ho seguito fondamentalmente quello che era il consiglio che tutti i docenti ci hanno dato. È un mondo, quello della musica dal vivo, nel quale la presenza e le relazioni umane contano tantissimo. Fondamentalmente, tramite questa cosa ne ho avuto subito la riprova, perché dopo circa un anno dalla fine di questo corso, un ragazzo col quale avevo stretto amicizia, Samuel Di Giovanni, l'allora tour manager dei Modena City Ramblers, aveva ricevuto una serie di cambi di vita tali per cui, pur rimanendo nel settore, lasciava quel ruolo. Ok. Comunque una persona giovane, perché io ho 27 anni adesso e sono tutto sommato, per quello che ho visto io, abbastanza giovane, nel senso che specie in un ruolo tutto sommato di responsabilità come il tour manager non è comunissimo essere così piccoli, diciamo. E appunto, comunque mi ha visto animato da questa grande passione, probabilmente non sembravo un matto scatenato, mi ha contattato chiedendomi se ero interessato a questa cosa. Io all'epoca lavoravo per un'azienda che si occupava di tutt'altra cosa, io proprio venivo da un mondo che era completamente diverso, ma ho scelto di seguire questa passione, per un treno che passa forse una volta nella vita, è quello che voglio fare da quando ho memoria, e mi ci sono lanciato. Dai. Mi hanno portato a Perugia, è stata strana, nel senso che chiaramente erano tutte dinamiche che conoscevo in veste di promoter, quelle del come funziona una band in tour, quindi è stato molto divertente vedere dalla parte, diciamo, del tour manager junior in quel giorno, che stava imparando un pochino il tutto. Poi da lì abbiamo cominciato a gestire la cosa in maniera autonoma, con la prima data ufficiale a Firenze, la FLOG, con una partenza incredibile, locale storico. Sì. E poi da lì è partito un anno e mezzo di tour intenso e molto bello, poi purtroppo appunto è arrivata questa prima parentesi di merda del Covid. Bravo, esatto. Riallacciandomi a quanto dicevo io all'inizio, insomma, hai usato la metafora corretta. Dopo bisogna chiamare le cose col loro nome. Sì. Più o meno, quindi di quante date si parla come lavoro con i Modena, per quanto fino alla parentesi di cui... In un anno e mezzo che lavoro con loro ne avremo fatte una settantina. Parecchie comunque. Insomma, sì, diciamo. il lavoro è fantastico sotto questo punto di vista, perché comunque c'è occasione di vedere tanto, tanto e con grande frequenza, quindi è stato molto formante. Mi rendo conto in un anno e mezzo di aver imparato tantissimo anche sul piano umano, perché comunque è una crew fantastica, molto affiatata, storica, insomma, possiamo dirlo, è un gruppo storico, sia anagraficamente che per meriti, per meriti raggiunti. Quindi no, chiaro. È stato molto formativo. Certo, e senti, a proposito di Covid, vorrei proprio parlarne, perché chiaramente fino adesso, diciamo, ci abbiamo un po' amaramente scherzato su, però tu come, sì, anche vedendo la tua maglietta, tu come stai vivendo questo periodo? So che tra l'altro tu sei socio doc, quanto eventualmente questo ti sta anche, diciamo, aiutando in qualche modo, no? Perché doc... è appunto una cooperativa che opera ormai dal 1990 nel mondo anche dello spettacolo, non solo, e quindi ha un bel po' di soci, e per i soci comunque si sta dando particolarmente da fare proprio perché ottengano i diritti, appunto i diritti che di solito sono appannaggio solo di altre categorie, diciamo così. Sì, assolutamente. Parto dalla fine dicendoti che la mia esperienza con Doc anche in questo senso è stata quanto più positiva possibile, nel senso che al di là di quello che è il valore istituzionale di Doc Servizi, che chiaramente sta cercando di far valere sui tavoli della politica, perché fondamentalmente si parla di quello, come giustamente dici tu. Istituzionali, sì. Istituzionali, noi lavoratori dello spettacolo siamo... diciamo balzati agli onori della cronaca adesso col Covid, perché prima era un sottobosco un po' confuso agli occhi dell'opinione pubblica e delle istituzioni. In questo senso mi collego anche dicendoti che in prima persona io con Doc Servizi, durante questo periodo di emergenza e difficoltà, chiamiamolo per quello che è, ho avuto un aiuto notevole. Molto banalmente mi hanno aiutato a districarmi nel ginepraio totale del Segna Sostegno ai Lavoratori dello Spettacolo, perché l'INPS ha tutta una serie di procedure che sono state farraginose a dir poco, per non dire proprio incasinate.
e all'inizio non risultavo idoneo, poi sì, poi no, poi forse, poi vediamo, aspetta, c'è questa prima assegnazione, la seconda, e, ah, aspetta, i criteri sono sbagliati. Se non fosse stato per i ragazzi, nella fattispecie, della mia filiale di appartenenza, Ferrara, ma più in generale per l'apparato Doc Servizi, neanche quei piccoli grandi aiuti sarei riuscito a ottenere, quindi in questo senso fa tanto. È stato importante, certo. Un Doc è importantissimo, assolutamente. Ok, e invece per quanto riguarda il discorso Covid, appunto molto praticamente anche, non so, a livello psicologico come stai vivendo questa situazione, che immagino è difficile un po' per tutti, però per chi diciamo è anche molto abituato come te, soprattutto negli ultimi anni, a muoverti magari tanto, no? Ad avere proprio una forma mentis, immagino anche che si forma nel tempo, no? Da questo punto di vista, lavorare sempre comunque a stretto contatto con le emozioni in qualche modo, no? Assolutamente, assolutamente. Sì, è stato straniante. Ma te l'ho messa da fare chiaramente che io in prima persona, grazie al cielo, tutto sommato sono fortunato. Non ho avuto persone intorno a me che hanno avuto problemi di salute o problemi economici devastanti. Io in prima persona, grazie al cielo, non ne ho avuti in maniera esageratamente grave, però comunque le complicazioni ci sono state tutte. E a partire dal piano psicologico, in realtà, come dici giustamente tu, perché già da prima, in realtà, di cominciare a lavorare come tour manager, sono sempre stato abbastanza nomade. E trovarmi di colpo bloccato in un punto, in uno spazio geografico ristretto e soprattutto coatto, mi ha messo molto in difficoltà, e tuttora in realtà mi mette molto in difficoltà. Anzi, francamente, penso di star accusando più questa seconda ondata di semi-lockdown che la prima. La prima c'era perversamente, diciamo, il fascino della novità, dici è una situazione di merda, abbiamo bisogno di lavorare, è un settore che è in ginocchio, però è un'opera prima un po' per tutti, anche volendo fare un ragionamento da cittadino che vota, è un'opera prima per tutti, cerchiamo di capirci tutti quanti. Con questa seconda ci sono un po' più di criticità e di critiche, secondo me, che si potrebbero sollevare. E in questo senso sicuramente la forma mentis di chi come me ha cominciato a andare in tour, e penso anche a tantissimi altri colleghi, amici che lo fanno da moltissimi più anni di me, sicuramente è straziante, perché fondamentalmente ti toglie uno scopo. Non vuole essere una cosa esagerata o melodrammatica, però è vero, nel momento in cui questo è un lavoro che assorbe tantissimo tempo, spazio, energie mentali, fisiche ed emotive, nel momento in cui prima ti trovi a non poterlo più fare, e poi ti trovi magari anche a sentirti dire: vabbè, voi intanto mettetevi lì in stand-by perché non siete essenziali. Pesa molto, detta proprio francamente, senza voler fare piagnistei, però è impegnativo. Certo. Tra l'altro tu dicevi che anche prima eri nomade, perché in realtà tu, diciamolo, no, sveliamolo, sei di Molfetta, vicino a Bari, perché tu in realtà Esatto, sei Caparezza, è chiaro esattamente. che non me la racconti giusta, che non hai 27 anni e che in realtà hai ben altre Esatto, esperienze. arrotondo facendo Ovviamente, il tour manager. no, te lo dico perché veramente hai una Caparezza, nel senso che hai tanti capelli, ne parlavamo prima, ed è tutto un vantaggio, perché io poi avevo i capelli lunghi, pensa ai tempi quando ero metallaro, adesso non posso più, quindi non è più una scelta Certo, fondamentalmente. Però capisco, capisco. anche fisionomicamente, e per me è comunque un complimento perché Caparezza è un grandissimo artista, secondo me, hai una certa vicinanza. Ma al di là di questa mia boutade, diciamo, momentanea, passiamo alla prossima domanda, nel senso che mi hai detto che tu, fuori onda, prima che ci incontrassimo per questa intervista, che tu fai parte anche di Speed, che tra l'altro è una parola. Spin, Scusami? spin, plan, Scusami, spin. Spin. Ecco, vedi la forma mentis a proposito, perché adesso invece c'è lo speed che va molto di moda, no? Che bisogna fare Esatto, la pubblica amministrazione, eccetera, e quindi ho l'identità sbagliato. digitale, ma quella la lasciamo da parte. Quindi ho sbagliato. No, fai parte di Spin, che è appunto questa associazione con cui mi hai detto che collabori. Io volevo capire di che cosa si tratta, così lo facciamo capire anche a tutti gli ascoltatori, e che cosa stai facendo tu in questa situazione. Allora, Spin è un'associazione di categoria per raccogliere tutti quelli che sono i nuovi centri culturali, fondamentalmente case d'artista, residenze d'artista, compagnie teatrali, piccoli e medi live club, quindi comunque tutto quel comparto che produce cultura, che a partire dal post-crisi del 2008 ha permesso sia ai lavoratori come me e a tantissimi altri colleghi di trovare
una realizzazione di quello che è il proprio lavoro, quindi comunque gli spazi nel quale operare. E anche per gli artisti, che sono poi quelli che muovono il settore, artisti a tutto tondo, ripeto, dal teatro alla musica, passando per tutto quello che c'è, ci può stare nel mezzo, e anche tutte le ibridazioni del caso, ha dato a questi artisti la possibilità di dire: esistono dei posti, dei centri culturali, degli spazi polivalenti che aiutano a produrre e stimolare e diffondere la cultura sul territorio. SPIN è un'associazione appunto che nasce con questo intento, è nata a cavallo tra novembre e dicembre dello scorso anno, quindi in realtà è un'associazione molto giovane, ma che si è mossa già con grande slancio e grande forza. Unisce realtà anche molto virtuose, penso ad esempio al capostipite di tutto, che è il CAP 1100 di Torino, e tutta un'altra serie di realtà molto vaste e molto variegate. E da nord a sud è una realtà che si diffonde da appunto Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Calabria. Siamo già rappresentati in molte regioni e stiamo continuando a ricevere, specie in questa seconda ondata di epidemia e lockdown, grande sostegno da parte di tante realtà che hanno cominciato a conoscerci e affidarsi, diciamo, a quello che è il lavoro che stiamo facendo, che è un lavoro prettamente istituzionale, chiaramente. Quindi riconoscimento della forma giuridica dell'operatore culturale, degli spazi culturali, più tutta una serie di proposte, di battaglie, diciamo, sempre in maniera pacata e rispettosa delle istituzioni, relativamente a quelli che sono appunto quelli che secondo noi sono i punti cardine di questo nuovo sistema culturale e che non funzionano come dovrebbero o che si potrebbero migliorare. Certo. Parlavi di battaglie, tra l'altro mi è venuto in mente proprio nel secondo libro che ho scritto, avevo intervistato un artista di cui non farò il nome, che quando io gli chiesi, e si parla appunto di ormai 7-8 anni fa, dei pagamenti diciamo risicati per quanto riguarda l'online, quindi lo streaming, no, delle piattaforme che insomma conosciamo, certo, tutti, tipo Spotify, certo, c'è sempre questa polemica che torna fuori, no, pedissequamente fondamentalmente, lui mi disse queste sono battaglie che non devo fare io. Però in realtà qualcuno le deve fare, e quindi invece tu mi stai dicendo appunto che in prima persona comunque ti ci stai mettendo in questa situazione, proprio perché anche riconosci che a livello istituzionale far muovere qualcosa è difficile, però comunque bisogna provarci in qualche modo, no? Sicuramente, ti dico, io sono entrato nell'orbita di questa associazione SPIN attraverso la collaborazione con altre associazioni, tra cui una che si chiama Idee di Gomma, che opera prevalentemente in provincia di Reggio Emilia e ha tutta una serie di attività fantastiche. Conosco molto bene la presidente di questa associazione, che già era parte di SPIN, e appunto facendo io a mia volta parte di un'associazione che gestiva pre-Covid un piccolo spazio culturale, comunque cerca di fare cultura in maniera territoriale, qui in provincia di Modena dove risiedo abitualmente, e mi ha parlato di questa SPIN, e da lì siamo entrati come, diciamo, vice operativi in Emilia Romagna. Dico siamo perché appunto sono entrato io come associazione di cui faccio parte. Okay. E quindi in questo senso noi ci stiamo spendendo in prima persona, chiaramente a titolo completamente volontario, questo è ovvio, e per fare tutto quello che è dal lavoro di segreteria al lavoro di sinergia e di estensione di quella che è la rete di relazioni e gli scambi di pratiche virtuose, che per noi come SPIN è un punto fondamentale, interscambio e crescita mutuale di quelle che sono le realtà che si occupano di creare cultura e di promuoverla. Chiaro. Questo a 360 gradi. Poi appunto tutta una serie anche di linee guida all'interno delle quali operare anche sui tavoli istituzionali. Ad esempio a noi sta molto a cuore il tema dell'innovazione tecnologica applicata alla cultura. Mai come durante queste due parentesi di cacca del Covid è diventato chiaro che comunque lo streaming, per dire una, ma ce ne sono milioni di innovazioni tecnologiche applicabili alla cultura. Penso allo streaming perché è stato quello balzato più agli onori della cronaca. Mm-hmm. Seppur non piaccia a molti, anzi sia proprio inviso a molti, effettivamente è un potenziale che può aiutare tanto, specie le realtà medio-piccole, a potenziare la propria offerta o a differenziarla, a creare qualcosa di nuovo. Ok, tu ci credi questo? Ci sono delle realtà, sì, poi lavorando con SPIN appunto, lavorando per SPIN mi sono reso conto che ci sono delle realtà che hanno un potenziale incredibile, che in Italia c'è un sottobosco culturale, anche in un settore che pensavo di conoscere abbastanza bene come quello musicale. In realtà ci sono realtà che operano in maniera molto artigianale e
creando delle operazioni culturali che sono straordinarie sia per valore culturale intrinseco sia per valore sociale, perché operano sul territorio ed è una figata. Ok. Senti, tu mi hai detto che vivi in provincia di Modena, è Carpi dove vivi? Yes, ok. Tra l'altro a Carpi c'è non, spero che ci sia ancora, nel senso che ovviamente adesso sarà in pausa, ma magari quando si ricomincia che ci sia ancora il mattatoio? Siamo grandissimi, dico siamo perché io e i ragazzi delle associazioni che faccio parte siamo grandissimi amici dei precedenti gestori, perché da un anno circa ha cambiato gestione il mattatoio. Okay. Quelli che hanno reso grande il Mattatoio Culture Club sono due ragazzi con i quali siamo diventati molto amici per unità di intenti e modus operandi, e abbiamo fatto diverse cose insieme, tra piccoli feste, piccole rassegne. È stata una realtà incredibile Mattatoio. Sì, molto vivace, e dell'underground italiano. Tra l'altro io lì ricordo, ho visto i Soviet, ma si parla di un anno e mezzo fa, una cosa del genere? Sì, assolutamente. Io ci ho visto una quantità infinita di concerti, penso ai Dead Meadow, sono rimasto sconvolto, cioè, mi portate i Dead Meadow a Carpi, i Follat, o di Camera, cioè... C'era gente che veniva da Bologna per noi a vedere i concerti a Carpi e al Mattatoio, e per noi questo qua è molto indicativo, perché Bologna per Emiliano, specie sulla scena musicale, è una croce e una delizia, perché è un imbuto. Va tutto lì, però va tutto lì. Sì, sì. Sei un fan e basta, è una figata, perché è tutto un tiro di schioppo. Se come noi cerchi di portare cultura, anche che piace a te, non solo magari che abbia solo valore culturale, ma che ti piaccia anche in provincia, al di fuori di quello che è il circuito di Bologna, che sempre sia santificata, sì. E sicuramente aiuta, è un po' problematico. Certo. Quindi vedere gente che da Bologna viene a vedere i concerti a Carpi, penso che per il Mattatoio sia stato uno dei più grandi attestati di stima della bontà del lavoro che hanno fatto. Mi hai tolto letteralmente le parole di bocca, stavo per dirlo io, un attestato di stima, perché effettivamente Bologna, a mio modo di vedere, ovviamente ha dei difetti anche dal punto di vista, come dicevi tu, no? Tutto va a confluire lì, e tutto vuol dire anche tante cose che magari cioè c'è una molta proposta e non sempre può essere buonissima, diciamo, sotto un profilo anche a volte qualitativo, se vuoi, però Bologna è piena zeppa di locali, ed è una città quasi berlinese per l'Italia, ovviamente fatti dovuti distinguono, quindi è una città molto universitaria anche, quindi molto giovanile sotto quel profilo. Ad esempio, tanto per citarne alcuni, il Locomotive c'è a Bologna, piuttosto che se vuoi aiutarmi volentieri. Beh, c'è l'Estragon che è molto grande. È fondamentale, esatto. Forse siamo un po' fuori, diciamo, dal concetto di piccolo live club, ma sì. È storico, però, insomma, santuario. Esatto. C'è anche il Freakout. Il Freakout e l'Alchemica si chiama anche? L'Alchemica, certo. Sì. Che non so se esiste ancora, tra l'altro. Esiste ancora, è vivo e lotta con noi. Freakout e Alchemica sono quelli che poi hanno un po' sdoganato, diciamo, la musica estrema nel bolognese. Almeno per le persone della mia generazione. Se io penso a metal estremo, hardcore e robe veramente pesanti, a livello di sonorità si pensa al Freakout e all'Alchemica. Sì, sì. I Links, ti piace l'elettronica, e poi le grandi proposte che rimpallano tra Locomotive, anche... grandissime in Estragon. E anche il Covo. Il Covo, certo, cavolo, ci stavamo dimenticando. Sono, è veramente un'anomalia come città, comunque, perché anche se fai il paragone, ad esempio, con Milano, piuttosto che con altre città anche paradossalmente più grandi, però non, a parità, diciamo, di numero di locali, la popolazione comunque è maggiore, no? Quindi sì, c'è una differenza abbastanza sostanziale, e capisci che lì comunque, e torniamo appunto al discorso che avere gente che viene da Bologna in provincia per vedere qualcosa vuol dire che c'è qualcosa di brillante. Perché è veramente azzeccato, esatto, sì. Qualcosa che non è così comune. Esatto, a parte che per dire... I Soviet sono il classico esempio di una band che in Italia
è legittimata relativamente, diciamo, e poi magari all'estero, in Messico, così fanno invece dei tour magari Sì, semi-sold certo, Stati Uniti e out. Sud America ho sempre letto che hanno fatto tour molto importanti per una band comunque con una proposta così particolare. Esatto, perché come al solito non si può, non tutti sono profeti in patria e lo sappiamo, insomma, sicuramente perché tu seguendo e avendo visto tanti concerti lo sai assolutamente. E senti, con chi ti piacerebbe lavorare e perché, se potessi scegliere? Cioè proprio tu hai la possibilità di scegliere uno o più gruppi o più artisti con cui ti piacerebbe proprio lavorare, c'è un sogno? Panorama italiano o posso proprio Facciamo. sbaccare e volare altissimo? Partiamo dall'Italia e poi svacchiamo. Allora, in Italia ti posso dire. Va bene, allora, Fast Animals and Slow Kids, che io amo alla follia, Gran band, sì, sono una è band fondamentale per me. Tutte le volte che c'è un concerto, io e Mone, il cantante, ci molestiamo malissimo. Insomma, sono fantastici. E poi hanno una crew che è incredibile. Mi piacerebbe molto lavorare con loro, anche perché, appunto, sarebbe un'occasione per dire: conosci una crew che ha tanto da insegnare, sicuramente. E E scusami, poi sono fregi. perché secondo te è incredibile? Volevo capire come valuti la crew. Conosco più o meno direttamente, in realtà, ho avuto occasione di lavorare in altre situazioni nelle quali c'erano anche i Fast Animals e la loro crew, e vederli lavorare tutti insieme è proprio bello, perché è una crew che funziona molto bene. Ce ne sono tantissime, io parlo di loro perché chiaramente, potendo dire, esprimo un sogno, non è per dire niente contro nessun'altra crew, per carità No, di Dio, chiaro, è solo per assolutamente. dire, ci sono, e lì c'è una mescolanza di una band che mi fa impazzire, supportata da dei professionisti che mi fanno dire: cavolo, questo potrebbe essere un ambiente nel quale comunque troverei una mescolanza tra passione personale per la musica e accrescimento professionale totalizzante. Dal direttore di produzione al backliner sono degli orologi svizzeri. Ok, è un po' come vedere una famiglia che si muove sinergicamente. Assolutamente, assolutamente. Poi ti dico, si ha proprio la percezione, non ho avuto occasione di conoscere o vedere tutti all'opera di persona, ma anche tramite social network e simili, ti rendi conto proprio della percezione chiara che c'è di questa cosa. Ok, invece andando allargandosi un attimo, e lì vedo già il sorriso che. Ti potrei dire. Allora, come sfizio personale, da piccolo nerd dei concerti, ti direi una cosa, cioè dell'organizzazione di un concerto, ti direi Björk o Björk perché ha una struttura, un apparato che tutte le volte che ci penso, o i Rammstein, Björk o Ok. Rammstein, perché pensandoci dico, cavolo, questi qua hanno delle città che si muovono su ruote e è una dimensione totale, mi piacerebbe proprio capire come funziona, come è gestita. E in assoluto, se ti dovessi dire invece, mescolando la passione totale per la musica più tutto quello che ti ho appena detto, che è uno spettacolo straordinario, i Tool sopra ogni altro. Ok, quindi mi pare di capire che comunque tu musicalmente abbia una certa predilezione per qualcosa di un po' intenso, sbaglio? Abbastanza. Perché Non sono mai stato un fan esagerato. anche Fast Animals e Slow Kids comunque fanno, diciamo, sono indie, ma indie rock, cioè nel senso rock bello Sì, tiratino. sono molto tirati. Io mi sono innamorato di loro perché appunto in Italia erano tra i pochi, nel periodo in cui avevo 15-16 anni. Siamo tra virgolette cresciuti insieme, nel senso che man mano che io li scoprivo loro sono poco più grandi di me e quindi vedendone anche l'evoluzione sono rimasto folgorato da questo modo molto, molto di impatto. Poi i loro concerti mi sono fatto malissimo più di una volta, sia da promoter perché ho avuto la fortuna di farli suonare un paio di volte, sia da spettatore, quindi assolutamente sì. Non Sono te lo chiedo parecchio rock. per farmi pubblicità, ma all'inizio mi dicevi che tu mi conoscevi un po' anche per il Serve Indipendente, no? Il libro che ho scritto Esatto, sulla scena esatto. indie, insomma, e che è un Sì. libro che è uscito effettivamente, mi veniva in mente quando dicevi appunto adesso 15-16 anni, quindi tu ne hai 27, vuol dire che si parla del 2008-2009, quando tu avevi 15-16 anni, giusto? In realtà, per tutta una serie di il modo in cui l'ho conosciuto in realtà è stato relativamente di recente, quando appunto seguendo quel corso di cui ti facevo menzione a Reggio Emilia, e ricordo che Roberto Castagnetti Robbo faceva menzione del fatto che
avevi dedicato un capitolo al suo lavoro all'interno di del secondo libro, Fuori dalla riserva indipendente, se non ricordo male, giusto? Esatto, sì, sì. Ok. E da lì ho conosciuto la cosa e ho detto, ah cavolo, sono curioso, ripeto, è un professionista che stimo enormemente, vado a vedere un pochino in cosa consiste il tutto, e poi appunto perché comunque l'indie italiano è un genere nel quale da ascoltatore bazzico da tanti anni, sono sempre stato molto patito e molto, molto nerd, di quelli che si prende il booklet dei dischi e se lo legge andando a vedere i credits e tutto quanto, quindi quante più cose posso approfondire più mi ci tuffo. Ok, perfetto. Hai svelato la mia curiosità in merito. La prossima domanda invece è apparentemente semplice, però vedi tu se lo è davvero. Nel senso che mi piacerebbe sapere cos'è che ami molto del tuo lavoro, cos'è la cosa, diciamo, che ami di più e qual è invece quella che magari ti dà più noia in qualche modo. Cioè quali sono gli aspetti che preferisci e quelli che invece ti piacciono di meno. Come tour manager? In realtà, esatto, non è così semplice per niente. Ti posso dire che per quanto riguarda... Partiamo dalle cose belle. Allora, quello che mi piace, ovviamente, è la possibilità di mescolare quella che è una passione che ho da quando ho memoria, cioè la musica dal vivo, l'interazione con la musica nel momento in cui sta succedendo, che non è semplicemente ascolto un disco, ma è proprio un... Qui e ora si sta facendo musica, per di più musica che mi piace. Ho avuto la fortuna di lavorare con Vinicio Capossera, Modena Steel Ramblers, poi come local promoter con tanti artisti che mi sono sempre piaciuti. Quindi quello sicuramente sì, cioè da tour manager portare sul palco una band che è contenta e sta andando a suonare anche grazie al tuo lavoro, con uno spirito positivo, girarti e vedere la tua crew che comunque lavora bene anche grazie al tuo lavoro, è la cosa più figa in assoluto, al di là del fatto che è bellissimo essere in tour, è bellissimo conoscere gente nuova, vedere posti nuovi, entrare dal retro di locali storici che magari, ripeto, da piccolo nerd della musica conoscevo ma solo di nome. Comunque non mi era mai capitato, ad esempio, di stare all'Urban di Perugia prima di lavorare con i Ramblers, eppure l'ho visto e ci sono entrato. Sono tutte cose bellissime, però sicuramente la dimensione in una piccola parte ho contribuito a creare o aiutare a portare in giro questa cosa, sicuramente è spettacolare. Certo. E questa è la cosa migliore. La cosa che non mi piace... O che ti piace meno? Ce ne sono tante, sto cercando di trovare quella più politicamente corretta, diciamo. No, battuta a parte, diciamo che ci sono delle situazioni nelle quali si accumula tanto stress e seppur io adori il problem solving, ci sono delle volte nelle quali il problem solving ti devi ingegnare a metterlo in campo pur con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era giusto per lavorare bene. Nel senso, io faccio tutto come si dovrebbe, poi arriva il merdone incredibile che non è un imprevisto, è negligenza di qualcun altro, e il ruolo del tour manager è anche quello di farsi tornare indietro queste cose, anche se sai che non sono responsabilità tua in prima persona, però giustamente è il tuo lavoro e lo diventano. Okay. Forse la cosa che un po' mi piace meno, ci sono delle realtà che magari sono un po' meno responsive di altre a certi dettagli che rendono fondamentali il nostro lavoro, mettiamola così. Ok, sei stato molto chiaro. Allora, siamo arrivati ad un momento dell'intervista, diciamo, un po' più leggero, non che il resto fosse particolarmente pesante, per carità, però si tratta del dentro fuori. Fondamentalmente io ti proporrò due cose diverse, tu scegli una delle due, quella che preferisci, e mi spieghi brevissimamente perché. Ok. Allora, prima domanda. Mi sono sempre preoccupato. No, vai tranquillo. Birra o vino? Birra, assolutamente. E perché? Non leggo il vino, un bicchiere sono ubriaco fradicio, non so perché. Ok, quindi meglio sul lavoro, meglio evitare. No, assolutamente. Beatles o Rolling Stone? Beatles, penso sia la band più sottovalutata della storia. Addirittura? Sì, penso proprio di sì. E tra l'altro
Tra l'altro voglio dire, i Beatles comunque hanno molto credito, no? E escono tanti libri. Pensa se non fossero sottovalutati. Davvero, davvero. No, mi rendo conto che è un po' provocatorio, però penso che abbiano avuto veramente delle soluzioni, delle idee e una capacità di reinventarsi in una manciata di anni che è stata straordinaria. Pur io, essendo iconoclasta nei confronti dei classici, cioè non ho una predilezione per Beatles piuttosto che Rolling Stones. Sì, però loro sono stati talmente, effettivamente, mi collego insomma anche un po' col mio gusto personale, effettivamente tanto vari e tanto antesignani rispetto a quello che è venuto dopo, che effettivamente quando dicono i Beatles sono fondamentali per la storia della musica, beh, sono d'accordo, effettivamente, devo dire anche io mi schiero pro Beatles comunque, se non si fosse capito. Spotify o YouTube per fruire di musica, cosa preferisci? Per la fruizione personale ti dico Spotify, perché mi è più comodo, mi faccio una valanga di playlist per dire, tutti i mesi faccio una playlist con la musica nuova che scopro. È 48 mesi ormai che ho una playlist al mese per queste cose, quindi lo trovo più intuitivo e facile da usare anche in velocità di YouTube, senza voler entrare in tutto il discorso che è invece quello legato a materia economica e policy di utilizzo della piattaforma nei confronti degli artisti. Ok, a proposito di cervello spento, diciamo. A proposito di oltrazionismo sonoro, però in salsa indie, Bologna Violenta o Zoo? Che non so nemmeno se conosci davvero, però certo, immagino di sì. Bologna Violenta li ho anche fatti suonare 2-3 volte da promoter. Guarda, la tiriamo per i capelli, ti dico Bologna Violenta, anche perché ha collaborato con alcune band di amici o che stimo molto, vedi Fast Animals e Slow Kids. Bologna Violenta, ma è faticoso. Certo, immagino, come tutti dentro fuori, spesso dentro fuori, poi ovviamente ci sono delle cose che sono più chiare. Allora, vinile o CD? Vinile. Ho scoperto il vinile. Faccio parte della generazione che ha riscoperto il vinile. Ok. E ultima, e qua non so se li conosci, però io ci provo, okay. Eventualmente non aver timore, come dico sempre anche al pubblico, non sono cose preventivate, sono cose che avvengono in questo esatto istante, quindi non è che avevo chiesto prima a Giacomo, ma conosci gli Zoo, conosci Bologna Violenta? Ecco. Salmo o Nitro? Te lo chiedo anche perché diciamo che nella scena rap attuale forse sono un po' i più estremi sotto certi. Sì, sono quelli con le sonorità più pesanti, diciamo. Ti posso dire Salmo perché mi piace di più integralmente il percorso che ha fatto. Penso anche i dischi vecchi erano abbastanza violenti sonoramente parlando. Certo, tra l'altro lui dice sempre, no, che in effetti, a parte che ha la band vera che suona con lui, sì. Che non è una cosa da tutti i rapper, diciamo, perché di solito i rapper comunque vanno anche semplicemente insomma con le basi, campioni, il DJ, eccetera. Sì, assolutamente. Infatti è una cosa che mi piace molto il Salmo. Esatto. E lui in un suo brano infatti dice anche che ci troviamo molto d'accordo su questa cosa, la sua band preferita sono i Pantera. Quindi Salmo. Ma cosa mi stai dicendo? È anche se non è la mia band preferita, siamo lì vicino, perché... Sì, e rientra nel pool delle preferite anche per me, quindi Salmo, assolutamente. Ma tra l'altro hai appena detto rientra nel tool delle preferite? Nel pool. Ah, ok. No, perché visto che prima abbiamo citato pure i Tool. Impazzisco totalmente. Allora Giacomo, io ti ringrazio molto per questa intervista, è stato un piacere. Grazie mille. Ovviamente, ma adesso tu andrai avanti con la tua carriera, ne sono sicuro, quando insomma il Covid sarà passato tutta questa situazione, avrai modo, spero, di lavorare con altri sogni viventi e quindi magari più avanti ci sarà anche modo di riaggiornarsi. Speriamo, noi si resiste. Esatto, sempre. Grazie anche agli ascoltatori di Accesso Riservato, da Francesco Bomartini e Giacomo Guerri. Grazie mille.